Benvenuti in questa nuova puntata a Studios Lounge, in questa meravigliosa giornata di sole di lunedì. Allora, oggi al Ferrara Film Festival Talk Show, a Studios Lounge, ho l'onore e il piacere di avere due graditissimi ospiti, Eleonora Ivone e Angelo Longoni. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno Maximilian. Benvenuti a Ferrara e benvenuti a Ferrara Film Festival. Siete già venuti a Ferrara, quindi siete quasi di casa, però mai al Ferrara Film Festival, quindi no. Questa è la prima volta. È la prima volta perché per la prima volta firmo una regia di un lungometraggio, un festival giovane, sono felicissima. I festival sono una grande occasione per veicolare la visione di film, per esempio come il mio, che per la pandemia sono usciti sulla piattaforma e quindi danno questa possibilità di fruizione nel cinema. Ne ho frequentati tantissimo anche quando ho debuttato veramente alla regia con il mio cortometraggio Apri le labbra, e ho visto che sono occasioni importanti anche per confrontarsi, ecco. Dal punto di vista di regia, hai avuto hai diretto appunto il primo cortometraggio, poi questo passaggio appunto come debutto alla regia come lungometraggio, la differenza è stata pesante oppure diciamo Direi che è sostanziale. Fai le stesse cose però in maniera macroscopica, cioè devi programmare tutto per più tempo. Il cortometraggio l'ho girato in 48 ore, il film in 4 settimane, in proporzione forse è anche tantissimo, come dire, la compressione, no, di un lungo, però è stata una bella sfida. Poi ho avuto la fortuna di vivere con una persona con la quale ho condiviso sempre un sacco di cose, in ambito professionale abbiamo lavorato tante volte insieme, abbiamo aperto questa casa di produzione che si chiama Wake Up Produzioni, e con il quale abbiamo iniziato il lavoro di messa in opera di questo primo lungometraggio che ho firmato, e ci siamo scambiati un sacco di idee. Io è come se facessi un centro sperimentale perenne. Wake Up, il nome, io sono molto curioso anche sulle scelte dei nomi. Wake Up perché? Wake Up è risveglio. Ci abbiamo pensato tanto. Risveglio, risvegliarsi. Iniziare un'azione nuova, una giornata nuova, una vita nuova, una seconda chance, un nuovo giorno da affrontare. Una nuova possibilità in un momento... E questo ci sembra un momento particolare, perché tra le crisi economiche, le crisi energetiche, le crisi pandemiche, le crisi... cioè stiamo vivendo tutte. Cioè manca solo la guerra nucleare e poi non ci manca più niente. Diciamo che il risveglio da tutto questo ambito di crisi diversificate è quello che ci auguriamo. Il film l'hai scritto, Angelo, l'hai scritto tu, logicamente. Ricordiamo il film Ostaggi, che sarà in proiezione al Ferrara Film Festival oggi alle 21.30. con un cast eccezionale, ma poi parleremo anche del cast in un secondo, fra pochi secondi. Com'è lavorare insieme? Sposati nel lavoro e sposati nella vita? Litigate sul set? No, mai. No. Sempre dopo. Veramente? Non ci credo. A dopo. Quindi, prima o dopo, durante. Durante, ma ok. Diciamo che la bellezza, ma questo i giovani lo sanno più di noi, e credo che in questo momento preciso, storico, siano i più consapevoli del significato della diversità, no? La diversità io l'ho sempre considerato un valore aggiunto, e ognuno di noi ha mantenuto la sua diversità, ha mantenuto la sua personalità. Io ho avuto una grande opportunità perché ci siamo conosciuti quando io avevo 22 anni, abbiamo avuto l'anno dopo la nostra prima figlia, che è veramente una donna ormai perché ha 28 anni, e abbiamo sempre mantenuto questa diversità che ci ha permesso poi in un qualche modo di crescere in due modi diversi. Io di imparare, rubare, imparare e formarmi un mio senso critico.
E lui non lo so, perché lui era già grande, aveva già fatto un sacco di roba. L'esito di tutto questo è che io ero già vecchio quando lei era una ragazza. Non è vero che era vecchio, assolutamente. Però sicuramente aveva, cioè per me è stato un grande punto di appoggio, un grande punto di partenza, c'era questo grande amore che era una bomba, quello sì che era una bomba, che ci ha permesso di condividere tante cose in una forma per me fondamentale anche oggi, anche se discutiamo perché abbiamo opinioni diverse, perché io voglio girare in un modo, allora lui mi spiega come si fa e mi dice questo non lo puoi fare perché se lo fai così. È stato il rispetto reciproco, nel senso profondo del termine, cioè ognuno di noi, ma questo lo dico da sempre, anche quando me lo chiedevano e facevo solo l'attrice, cioè si rema dalla parte di chi sta andando in quel momento, no? E quindi si rimane uniti rispettando le diversità e facendo ognuno il proprio lavoro. Poi ci sono i momenti in cui ognuno deve fare la propria strada, no? E l'abbiamo sempre fatto, cioè, Angelo c'ha un curriculum che... Io sono una dilettante, sono più piccola di loro da questo punto di vista. Però lui mi ha spinta. Ecco, quello che ho sempre apprezzato di Angelo, e io l'ho fatto nei suoi confronti supportandolo come potevo, perché, come ripeto, la sua personalità era già estremamente formata, no? Era un uomo, un drammaturgo, lui nasce come drammaturgo teatrale. Sto facendo una bella presentazione. Cioè, poi il curriculum glielo mettiamo. Però mi ha permesso di poi guardarmi sempre davanti e nel momento in cui c'era da fare questo saltone, io volevo fare l'attrice del cortometraggio e invece lui mi ha detto ma perché vuoi fare l'attrice? Fai questo salto, prova a metterti in discussione e in questo senso Wake Up Produzioni ci ha creduto e l'abbiamo fatto, l'ho fatto e ne sono molto contenta perché poi tutte le volte dico no ma non è possibile, non ce la faccio, non ce la fa e lui invece con la sua calma pazzesca, soprattutto quando lavora è veramente zen. Eh sì, è una delle qualità che un regista deve imparare ad avere. Assolutamente. Se non erro, l'avete girato l'estate... Due anni fa. Quasi due anni. Quasi... No, no, no. Il primo Chuck è stato il 12 settembre di due anni fa, quindi lo reputo un compleanno. Mi pare che avete poi girato alla Mezzia Terme, se non erro. No. O a Cosenza. Cosenza e Rende. E sono due luoghi veramente belli in Calabria. Me lo ricordo perché... vi abbiamo spedito Alessandro Haber sul set che era qua al festival due anni fa e mi ricordo, cioè, poi ho collegato dopo il tutto, infatti mi sono ricordato di tutte le vostre sì. Ma girare col Covid com'è stato? Beh, in quei giorni lì non è come oggi. Eravamo sotto controllo, sotto tutela, due volte a settimana. Ed era un momento in cui il Covid faceva ancora paura, perché infatti, però noi fortunatamente tutta la troupe non ha avuto il Covid. E mentre sapevamo che in altri set contemporaneamente si bloccavano, si fermavano, scattavano le quarantene, da noi non è mai successo. E per fortuna c'era il servizio sanitario di Cosenza che ci controllava e nessuno è mai stato trovato positivo. C'era quindi, il Covid manager. Comunque, anche perché la Calabria in quel periodo l'unica zona verde dell'Italia. Era tranquilla. Cioè, era considerata... Però noi ci arrivavano notizie della guerra... Cioè, del Covid da altri set. Un'isola felice, per fortuna per voi, perché... No, è stato un momento veramente, io lo considero come battesimo, un momento veramente magico, perché stranamente nessuno si è preso il Covid, abbiamo fatto tutti una vita molto rispettosa del set. Questo sì, nessuno faceva grandi cose, però con i tamponi e un po' d'attenzione siamo riusciti tutti a non prendere mai il Covid, a girare, a finire nei tempi. Cioè adesso è la normalità. Sì.
Certo. In quei mesi lì era proprio, stavamo ritornando a vivere, per cui un po' di paura ce l'avevamo, un po' di timori, certo, di dover bloccare il set. Cioè, certo. La scelta della location Calabria perché? Allora, è successo che abbiamo, siamo andati in Calabria per presentare il suo cortometraggio e in quell'occasione abbiamo conosciuto le persone della Film Commission Calabria e nel caso specifico un location manager che ci ha portati a fare dei giri. E abbiamo scoperto che c'era una location particolare a Rende, che era un centro commerciale, che poi vedrete nel film, chi non l'ha visto, era perfetto sia dal punto di vista dell'organizzazione del film, sia della geografia della narrazione, sia per le inquadrature del, vabbè, che poi capirete, degli ostaggi e della polizia. Per cui era una location proprio fantastica che si sembrava scritto così. E per cui abbiamo deciso di partecipare al bando della Film Commission Calabria che abbiamo vinto. Poi certo, ci siamo uniti nella nostra società con Phoenix Entertainment ed è nato il film. Come è nato Ostaggi? Perché questa storia? Allora, Ostaggi è nato prima Nasce in prima. Teatro. Okay. Io ho fatto uno spettacolo teatrale dove, insomma, questi ostaggi chiusi nella panetteria erano, si vedevano solo loro. E lei, Eleonora, mi ha detto, ma io vorrei, mi piacerebbe vedere cosa succede fuori. Ma più che altro era già, lui ha una caratteristica, secondo me, di scrittura drammaturgica, sempre molto, molto cinematografica. Cioè, la forza del testo nasceva dal fatto che io vedevo il film. Cioè, durante una replica, io ero attenta a quello che loro dicevano perché l'avevo visto tante volte, però... E mi immaginavo esattamente quello che succedeva di fuori. E siccome Angelo aveva avuto questa intuizione registica che era la voce fuori, off, cioè c'era sta voce che rappresentava lo Stato, e io quando ero lì ho detto, ma perché non fare il film? Perché non raccontare una storia così... Sì, bilanciando il dentro e il fuori. Certo. Attuale, così vera, così che fotografa proprio un momento storico che in questo momento, che insomma un po' dal 2008 a oggi stiamo attraversando una crisi su tutti i fronti. Ed è quello il contenuto del film, cioè una persona normale vessata dai problemi sociali dello Stato, economici, le tasse, tutto quanto, sbrocca un giorno, non ce la fa più e fa una sciocchezza. E siccome non è esperto, non è un criminale professionista, incomincia a commettere degli errori finché poi, messo alle strette, si rifugia in un negozio, il primo che gli capita, una panetteria, non a caso perché il pane è l'alimento principale, la base, no? Cioè avere il pane per campare, ha una sua valenza simbolica, entra e fa... prende gli ostaggi che ci sono. Cioè che ci sono. Che sono, cioè, lì. Che sono socialmente inutili. Perché uno è un extracomunitario, cioè, che è andato a prendersi un pezzo di pizza. Una anziana donna di 90 anni, una è una prostituta. Un'ex infermiera, attenzione. Un'ex infermiera che fa la prostituta poi sì, rallegra un po' il quartiere, a clienti, esatto, fissi, non si sbilancia, clientela fissa. E l'unico che produce è che ha un valore economico sociale è il panettiere. Esattamente. Per cui si creano delle dinamiche un po' bizzarre. Fuori invece c'è un commissario. C'è lo Stato, diciamo. C'è lo Stato nelle sue due versioni. La versione che aggressiva. Sì, quella più aggressiva, che dice che qualunque gesto criminale va
soppresso all'istante, e è quella che invece tende a capire, comprendere, usa la psiche invece della forza, che è interpretato poi da Eleonora, e cerca di trovare delle mediazioni, delle soluzioni. E lì c'è lo Stato, la doppia faccia dello Stato, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, che sono i due modi in cui viene percepito lo Stato da tutti noi. Cioè... Assolutamente. Parlando di dinamiche, cast spettacolare, complimenti intanto per, come diciamo, prima opera da regista, hai giocato subito in Serie A. Tognazzi, Haber, sono stata molto fortunata, però anche questo è frutto di un impegno, nel senso che poi alla fine per avere quegli attori là, come si faceva una volta, perlomeno io sono fatta così, sono artigianale in questo senso, cioè prendo il copione, vado dagli attori, gli dico ti prego leggilo, loro lo leggono, poi ti chiamano e dicono mi piace. Quindi bisogna, insomma, li abbiamo scelti, io mi sono fatta un percorso per cercare di avere un cast che fosse credibile, che avesse una sua valenza cinematografica e che sposasse il testo, la sceneggiatura. Avevate già in mente determinati attori per determinate parti? Quasi o tutti. È venuto... Sì. Quasi. Guarda, tutti. Sì? Sì, è stata una... Sì, Pannofino, Elena Cotta, Tognazzi, erano già tutti preacquistati da prima. Da un po'. Avete fatto il poliziotto? No, Haber, stupendo. Sì, oltre ad essere un mio carissimo amico, è una persona perfetto per il ruolo. Sì, perfetto. Proprio vecchio stampo, commissario vecchio stampo. Proprio pam pam pam, siamo stati bene sul set. Si è creata anche tra gli attori una bella sinergia, perché ho avuto... Questo è il primo grande insegnamento che mi ha dato mio marito da quando sono così, e cioè provare. Quindi ho avuto l'opportunità di fare questi 10 giorni di prova a tavolino con gli attori, sapendo che avevamo solo 4 settimane per girare delle scene. 4 settimane però di 6 giorni. Sì, però impegnative, perché insomma poi alla fine effettivamente... avevo in mente, nonostante la, se vogliamo, staticità, no? Dei contenuti, proprio del luogo, avevo in mente un film dinamico. Certo. Spero di esserci riuscita, se i ragazzi lo vedranno, ma quindi avevo in un qualche modo bisogno di attori che fossero già in un qualche modo amalgamati e questi 10 giorni mi hanno permesso, anche loro si sono conosciuti, si sono amati, rispettati. Devo dire che è stato un bel momento. Sì, sì, no? Una giornata, come ultima domanda, una giornata difficile, un momento in cui hai detto oddio, come me ne esco da questo... Te lo dico subito, una scena che dovevo girare io, che non era prevista. Nel senso, quel giorno c'è stato un problema di tempo, abbiamo dovuto cambiare completamente il girato, la scena da girare, e ho dovuto imparare a memoria in quel momento tutta la scena e dicevo a lui non ce la farò mai, no, lui mi faceva stai calma adesso. e devo dire la verità, invece ogni volta superare il proprio limite, cioè spingersi un pochino oltre, significa, è vero, affrontare l'adrenalina, lo stress, la paura di non farcela, l'ansia, ma è anche un upgrade, no? Cioè sai che invece acquisisci qualcosa in più e che so mi servirà per il prossimo film, speriamo. Hai avuto difficoltà a dirigere e anche a dirigerti, perché comunque fai una parte sostanziale nel film. Guarda, ho avuto difficoltà, il tutto è stato iniziare, dopo il primo ciak,
La difficoltà più importante, più grande, era quella di pensarci prima, cioè organizzarsi, avere le idee chiare, avere la possibilità di non... Cioè io sapevo che non potevo sbagliare, che quello che facevo era fatto così. Quindi era più il pensiero di farlo prima, di sapere prima, cioè tutto quello che Angelo mi ha sempre insegnato, cioè devi pensare prima al montaggio, devi pensare prima a quello che vuoi fare, devi incollarlo prima il film. Il regista è veramente un burattinaio che tiene insieme gli attori e la troupe, ed è un po' lo invidio perché lui ci ha pensato prima. Ultimissima domanda, tanto poi faremo un approfondimento più personale più tardi nel pomeriggio. Tutto pieno, a parte quella scena che è stata un po', diciamo, pensata al momento, tu pianificate, avete pianificato tutto al minimo dettaglio prima, o in qualche altro momento c'è stato... No, non ci sono stati altri problemi. Il problema vero è iniziare, cioè è preparare, è arrivare, cioè fare in modo che tutto nei mesi precedenti al film, perché quando sei sul set poi le cose in qualche modo se le hai previste, cioè il mestiere del regista è prevedere, cioè vedere prima e far vedere a tutti gli altri prima, cioè mostrare con l'immaginazione qualcosa che accadrà. Ecco, se tu hai previsto tutto, le cose dovrebbero quasi sempre andare per il verso giusto. Altra storia è invece la mancanza di denaro, il coprire una cosa, gli incastri. Allora, quello rinunciare. È un problema più produttivo che registico, no? Cioè che influisce ovviamente anche sulla regia, ma è un problema produttivo. Quelli... Sì, poi affronteremo questo discorso oggi pomeriggio. Bene, io vi ringrazio, purtroppo il nostro tempo è finito, però avremo altre occasioni dopo di approfondire molto. Grazie Leonora, grazie Angelo di essere qua a Studios grazie Lounge ragazzi. A Ferrara Film Festival, con questo sfondo bellissimo di Ferrara dell'UNESCO. Un set naturale, noi non abbiamo bisogno di backdrop, ci abbiamo la storia dietro di noi. Certo. Bravi. Grazie, quindi ostaggi alle 21:30 al Cine Parco Apollo con Eleonora Ivone e Angelo Longoni. Grazie mille e ciao. Grazie. A domani.